out for the second winner of the Fields Prize Medal 2018, Alessio Figali. Partito. Quando ero bambino non avevo mai pensato di fare il matematico, più che altro perché neanche sapevo che il matematico fosse una professione esistente ancora. Forse avevo questo preconcetto della matematica come disciplina ferma da secoli, un po' quella che studiamo a scuola, quindi come tutti i bambini avevo passato per tante fasi, dal calciatore al pompiere, poliziotto, varie fasi, e poi mi ero assestato più sull'ingegnere, diciamo, come mentalità, avendo comunque una certa passione per la matematica, pensavo che l'ingegnere potrebbe essere stato uno sbocco naturale. E però poi alla fine, appunto, c'è stato questo cambio di direzione e sono diventato matematico. La matematica scolastica mi era sempre piaciuta, però non avevo mai sviluppato quella passione particolare che mi motivasse a studiarla di più di quello che già si faceva a scuola. Quindi la realtà è che mi veniva relativamente facile, ma alla fine ho fatto il classico, quindi se uno pensa proprio alla direzione che ho preso è stata forse abbastanza ortogonale. E però intorno ai 16-17 anni, quindi parliamo del quarto anno di liceo, scoprì le Olimpiadi della Matematica e decisi di iscrivermi, diciamo, anzi convinsi il preside della mia scuola a farci iscrivere alle Olimpiadi, e lì fu un grande cambiamento, perché di colpo conobbi una matematica molto creativa, molto stimolante, fatta anche di giochi che diventano delle sfide intellettuali. E queste sfide intellettuali sono state un po' il punto di svolta per me, perché mi hanno motivato a passare più tempo, a sfidarmi, a cercare di studiare magari delle cose nuove che mi permettessero di risolvere esercizi. E questo sì, è stato sicuramente l'inizio, quindi parliamo intorno ai 16 anni, 17 anni. Quando iniziai a frequentare le Olimpiadi, per la prima volta conobbi tanti ragazzi appassionati di matematica, e in particolare conobbi tanti ragazzi che iniziano a dire: ah, io ero al quarto anno, vari erano al quinto, e molti parlavano di questo concorso per entrare in normale e poi studiare matematica all'università. Questo è stato uno spunto di svolta in due direzioni. L'uno, perché all'Olimpiadi di Matematica i professori che le organizzano, i professori che poi fanno anche il training, la formazione, insomma, dei ragazzi per fare le competizioni anche internazionali, sono professori universitari. Quindi scoprì il fatto che la matematica non solo è una disciplina che esiste, ma proprio esiste il mestiere del matematico. Il matematico fa ricerca ed è un mestiere tuttora esistente, anzi più che mai adesso. E quindi questa fu una prima scoperta. Seconda scoperta, l'esistenza di questi posti di eccellenza. Diciamo, da romano non mi ero mai troppo posto la domanda, perché forse per i romani è naturale continuare a restare a Roma e studiare a Roma. E quindi molti volevano entrare in normale perché, appunto, per la sua tradizione, per tutti anche i vantaggi formativi che ci sono. E quindi niente, mi dissi: perché no? Magari ci proverò anch'io. All'inizio non sapevo neanche se cosa significasse. L'ho provata come una sfida da una parte, una voglia di scoperta dall'altra. Però, diciamo, nella mia testa mi ero già convinto che matematica mi piaceva, quindi mi ero detto: vabbè, se non entro in normale non è grave, studierò a Roma, come hanno fatto tante persone, e andrà benissimo così. Studiando matematica ho fatto una scoperta, ma subito, dopo poche settimane, che in verità non avevo la minima idea di cosa stavo facendo, nel senso che la matematica universitaria non ha niente a che vedere né con la matematica liceale, né con la matematica delle Olimpiadi. Quindi in verità è un po' un salto nel buio, perché poi la matematica vera, la matematica che si fa quando uno inizia a fare ricerca, è una matematica di un altro tipo che ti permette poi di arrivare a conoscenze che poi si applicano in tantissimi ambiti, dalla fisica all'ingegneria, alla chimica.
Quindi, diciamo, da una parte scoprì appunto che non sapevo cosa stavo facendo, però fu una bella scoperta, mi piaceva molto quello che stavo studiando. D'altra parte, il fatto di stare al normale ha avuto molti vantaggi. Innanzitutto perché si è proprio immersi in questo ambiente, nel senso che magari fossi stato a Roma, sì, sarei andato all'università per seguire corsi, poi però magari uno torna a casa ed ha una dinamica un po' più da liceale, soprattutto per una persona che non cambia, diciamo che naturalmente continuerebbe probabilmente a vivere con i suoi genitori, non cambiando città. E là ero proprio immerso, vivevo in un collegio con ragazzi appassionati, quindi stavamo sempre insieme dalla mattina alla sera e poi l'ambiente era molto stimolante, perché comunque vivendo in un collegio in cui ci sono ragazzi di molti anni diversi che studiano la stessa facoltà, si discute anche con loro, si scopre cosa stanno facendo, ci sono ragazzi magari che stanno preparando già la tesi, e quindi è un continuo scambio di idee tra anni diversi che è abbastanza unico, nel senso si diventa un po' amici di lunga data molto facilmente, perché poi è un gruppo piccolo e normale, e questo è stato secondo me molto molto importante. Poi a livello di formazione è chiaro, è un ambiente competitivo, però diciamo, devo dire che la competizione è stata sana in qualche modo, nel senso che comunque c'era anche supporto tra di noi, e questo era importante, perché poi la competizione per schiacciare l'altro è la competizione peggiore. Per fortuna non ho vissuto questo. E poi la scuola, proprio la scuola normale, dà tante risorse agli studenti, ci investe tanto, i professori sono disponibili, abbiamo tantissimi tutoraggi, ci facciamo fare tantissimi esercizi. Quindi veramente è un investimento enorme che la scuola normale fa sui propri ragazzi, e io sono stato fortunato a poterne beneficiare. All'estero la cosa principale che hanno, secondo me, rispetto alle università italiane, hanno molte più strutture, molto più fondi. E questo può fare una grossa differenza magari in certe discipline. Io vedo, non so, all'ETH alcuni ingegneri che ai primi anni iniziano a costruire dei modelli di macchine da corsa elettriche, quindi ti ritrovi poi nell'ingresso dei modelli che hanno costruito loro, in cui fanno delle mini macchine di Formula 1 che addirittura fanno da 0 a 100 in meno di 2 secondi. Voglio dire, riescono a sviluppare, avere delle risorse che permettono poi agli studenti di fare dei progetti molto belli e molto stimolanti. Stessa cosa magari in America, in tante discipline. In materie un po' più astratte, devo dire, per fortuna la differenza si vede di meno, nel senso che alla fine i matematici hanno bisogno di meno risorse in questo, e quindi è veramente una questione di trovare i buoni docenti e gente che appunto si investe tanto sugli studenti. Io quello che ho fatto è stato, per qualche anno fa, mi sono messo un po' a tavolino, ho pensato, ok, quali potrebbero essere delle questioni importanti nella matematica attuale che voglio risolvere? Ho fatto un progetto di ricerca, ho scritto un progetto di ricerca, ho detto, io vorrei lavorare su questo progetto per i prossimi 5 anni, questi progetti. Ho fatto una domanda di finanziamento alla Comunità Europea e ho ricevuto questi soldi, e adesso mi sto investendo per lavorare su questo tipo di progetto. Quindi mi sono scelto delle direzioni. Questo vuol dire che io quotidianamente, tolte la parte lavorativa appunto legata a altri settori, didattica, amministrazione, cerco di portare avanti questi progetti. Questo chiaramente non si fa da solo, è la ragione per cui noi abbiamo anche studenti di dottorato o postdoc, persone che lavorano nel nostro gruppo e sviluppano insieme a noi la nostra ricerca. Chiaramente ora non si fa più la geometria euclidea di Euclide, magari problemi legati a problemi attuali potrebbero essere cerchiamo di capire la matematica che sta dietro le reti neurali, come funzionano queste reti neurali, perché funzionano, si riesce a capire matematicamente cosa le fa funzionare, quando falliscono e così via. Oppure c'è tanto studio adesso anche sui computer, diciamo quantum computing, quindi computer basati sulla meccanica quantistica. Queste sono linee di ricerca, oppure ci sono ricerche di matematica applicata alla finanza, oppure ci sono ricerche ancora astratte legate alla teoria dei numeri, ma magari con applicazioni successive alla crittografia.
e così via. Ci sono varie linee di ricerca che hanno una parte pura, dipende dalle persone, ci sono matematici pure che lavorano su linee pure, matematici che lavorano su linee di ricerca più applicate, e insieme cercano di sviluppare la matematica, farla avanzare. Beh, io sono molto d'accordo con Grant Sanderson, nel senso che lui aveva una doppia visione, nel senso che lui da una parte dice ci sono due maniere di far appassionare le persone, no? Da una parte c'è un'applicazione chiara che attira, perché alcune persone hanno pure bisogno di dire ok, ma perché devo perdere tempo a studiare matematica, a imparare questi concetti? Quindi da una parte aveva degli esempi molto belli legati ad esempio alla teoria delle serie di Fourier o alle reti neurali, cioè come dire, è vero che la matematica è astratta, ma guardate, quello che voi studiate non è inutile, perché con la matematica potete capire dei concetti estremamente belli, estremamente importanti, estremamente utili, che hanno rivoluzionato la nostra vita. Quindi appunto le serie di Fourier sono probabilmente una delle cose più importanti, se uno pensa a tutto quello che fanno, dalla trasmissione del suono, delle immagini. Se non ci fossero state, non avremmo tutta la tecnologia che usiamo quotidianamente ogni giorno. Quindi questa è una prima maniera di attrarre le persone. E secondo me è giusto, cioè, se no la matematica sembra sempre questa cosa completamente astratta e inutile, e che non le renderebbe neanche giustizia. D'altra parte è vero pure che se poi uno guarda cosa smuove la ricerca in matematica, è anche una sorta di passione e curiosità intellettuale. Quindi questo messaggio è diverso, no? È come dire, voglio sapere come va a finire. Lui faceva un esempio nel suo talk del giallo. Inizia un giallo, succede qualcosa all'inizio del libro, voglio sapere la fine del giallo. È un po' la stessa cosa in matematica, dice ho visto questa cosa, ma perché? Cosa ci sta dietro? Voglio sviluppare una teoria matematica perché voglio capire cosa sta succedendo, perché questi fenomeni. Quindi da una parte c'è una curiosità intellettuale, che penso che in realtà è quello che smuove la maggior parte dei matematici. Però le due cose vanno insieme, nel senso che se poi fosse ricerca per la ricerca, forse la matematica non sarebbe adesso a livello dove sta, perché poi il fatto che abbia avuto così tante applicazioni le ha creato anche un supporto continuo anche dalle scienze più applicate, nel senso che poi la gente che fa applicazioni ma in tantissime aree da appunto se ne rende conto. Non è un caso adesso che per esempio i matematici vengono assunti da tantissime aziende. Microsoft ha al suo settore Microsoft Research, una parte di Microsoft che si occupa proprio della ricerca pura, come Google ha la sua sezione Google Brain, Facebook ha negli ultimi anni pure ha assunto tantissimi matematici e così via, tantissime aziende in tantissime altre aree, nella finanza e in tante altre ricerche della tecnologia. Quindi voglio dire, da una parte le due cose vanno insieme, nel senso che la matematica pura si è dimostrata estremamente efficace nelle applicazioni, e anzi le applicazioni sono andate al di là delle aspettative, hanno permesso uno sviluppo tecnologico impressionante. Dall'altra, il fatto che però le cose succedano, la società vada avanti e crei nuove sfide intellettuali, queste sfide vengono poi tradotte in linguaggio matematico e i matematici ci investono il tempo. Per i giovani quello è utile entrambe. Da una parte, io lo dico sempre, esempi concreti, esempi di applicazioni mostrerebbero un po' di più perché lo stiamo facendo. Ed è un peccato, perché poi sono esempi anche molto belli, accattivanti e anche semplici da spiegare, però se uno non li vede mai, non ne vede il punto di tante ore spese per 13 anni di liceo no? A studiare qualcosa che sembra un po' fine a se stesso. Di solito la mia esperienza è che se piace la matematica del liceo, l'università piace di più. Diciamo, quello che è importante è che la matematica è fatta. È vero, la gente dice devi essere brillante, quello che vuoi, però la matematica è fatta anche da tanto esercizio. Cioè, io lo dico sempre, quest'idea che il colpo di genio, c'è gente che, come dire, ha l'intuito e quindi non ha bisogno di studiarla, questo è passato, nel senso oramai
la matematica è talmente grande, si è talmente sviluppata che non si può pensare di andare avanti a intuito e genialità, non funziona, anzi è sbagliato e controproducente. Si richiede sacrificio come in qualunque cosa, bisogna, quindi quello che dico sempre agli studenti, soprattutto all'inizio, è pure se avete capito qualcosa, fate tanti esercizi, tanti, saranno noiosi, ok? Però all'inizio va fatto. Perché? Perché poi vi torneranno, perché poi la matematica non si capisce, non è una storia da imparare, è una cosa da rendere sua, le tecniche devono diventare proprio, bisogna padroneggiare le cose, e l'unica maniera è esercitandosi tanto. Quindi diciamo questa è la parte forse più difficile al primo anno, però poi sì, in tutte le cose c'è bisogno di un po' di sacrificio, cioè anche le cose che piacciono, però poi nel tempo appunto le cose migliorano, nel senso che più si va avanti più si vedono cose secondo me belle e anche affascinanti, divertenti. Il messaggio più importante che cerco sempre di dare è un messaggio anche di positivo verso la matematica. Penso ci siano tanti pregiudizi e anche forse i ragazzi non sanno tante cose, nel senso che io stesso da studente non sapevo che il mestiere matematico esisteva e l'ho scoperto per caso, magari con la mia storia più studenti si diranno magari matematica può essere interessante.